Der Sultan ist das Aki. Only positive vibes, serendipity, I don't know. Probabilmente potremmo fare di meglio. È durato veramente poco. Bentornati a Ex on the Beach Italia. Nella scorsa puntata è caduto davvero di tutto. Devo ammettere che quest'anno stiamo vivendo una stagione a dir poco entusiasmante. Sono molto d'accordo con te, ma non perdiamo tempo a questo punto perché il sole è molto alto e in villa c'è qualcuno che si dà da fare. Ah, molto bene. Ma il fuckboy, ragazzi, non ha mai deluso le aspettative in ogni senso. Lei è brava, molto brava, comunque ha saputo fare. Gesù, è successo. Sono limitatissimo. Probabilmente potremmo fare di meglio. Fuck poi distribuisce amore, si sa. Che schifo. Abbastanza in c***o, quindi vedi un po' i tuoi. Ma lo sai, sono limitato. Non ti frega un c***o. Io su queste cose sono cattivo. Vabbè ragazzi, non mi fa girare c***o, è normale. Cioè, è come se avessi lasciato lui così. Il ragionamento non fa una piega. Ma Giulia non è la sola ragazza insoddisfatta. Susan ha dormito poco e male, pensando e ripensando alla serata deludente con Manuel. Manuel era un po' ubriaco. È durato veramente poco. E ovviamente inconcluso. Un segreto. Intanto in villa viene sparata a palla Sweet Dreams degli Eurythmics. Ma nessuno coglie l'ironia. Per fortuna c'è qualcuno che non ha deluso le aspettative, salvando l'orgoglio della categoria maschile presente in villa. Una bellissima serata iniziata e conclusa bene. Mi sono divertita un sacco, ad altre serate così. Una serata caliente, una bella doccia insieme, delle chiacchierate. Federico è un gran figo, un buono, un brazzo. Mi piace, mi gusta. Non parte Bomber Day il pagante. Tanto nessuno capirebbe l'ironia. E quindi godiamoci Sweet Dreams con Sasha. Via Paradia. A romper todo, ya lo sabe, de Sultan estás aquí. Only positive vibes, serendipity, I don't know.